Il cibo per me è un mezzo per conoscere un territorio, chi sono e certi prodotti e soprattutto chi ha coltivato certi prodotti. Premesso il fatto che il mondo non ha bisogno di essere salvato, dobbiamo salvarci noi il culo. E è già un approccio differente, secondo me. In tutto questo, uno dei problemi più grossi sono riguardo l'agricoltura. L'agricoltura si stima che fa un 30% di emissioni. Se dopo ci aggiungi anche il cibo che noi sprechiamo, cosa mangiamo, eccetera, eccetera, mettendo insieme, perché dopo sono cose un po' particolari, insomma, ha un'incidenza del 45%. La vera rivoluzione è rimettere la gente nella terra a lavorare, non andare tanto in macro, che ha ottiche di industrializzazione del cibo. E quando industrializziamo il cibo, nascono i problemi di intolleranza al glutine, celiachia, intolleranza al nickel, che sarà, guardate, fra 10 anni sarà il nuovo glutine. Ci sono troppe intolleranze, perché? Perché abbiamo industrializzato il processo di produzione del cibo. Cosa vuol dire? Standardizzato. Ma io ti garantisco che se ora ti faccio vedere questa balla di radicchietto rispetto a questa balla di radicchio, sono due balle completamente diverse. Avranno due sapori completamente diversi. Uno perché, guarda, hanno già dimensioni diverse. Oh, piantate lo stesso giorno, eh? Però magari una ha trovato più acqua, un po' più nutrimento, una condizione più favorevole. Cambierà un sacco il gusto che c'è. Tu immagina 30 centimetri. Ce ne accorgiamo quando coltiviamo le stesse robe a distanza di 20 metri. Tu immagina quando li coltivi a distanza di chilometri. Ci abbiamo fatto anche tutto un modello, se vogliamo così vederlo, anche di business. Il DOP, che cos'è? È cibo del territorio. Su quello noi andiamo forti. E è il nostro palato, la nostra storia su quello. Industrializzazione invece vuol dire il contrario. Vuol dire che io devo standardizzare la roba che funziona benissimo per le macchine. Perché effettivamente, se tu ci pensi, la farina, due impastate, è fatta. Il nostro intestino non è poi così d'accordo. Quindi dipende sempre quanto vuoi stare e come vuoi stare sul cesso. Alla fine delle finite arriviamo sempre lì. Quindi noi cosa stiamo facendo? Stiamo provando non solo a coltivare frutta e verdura, ma andare a creare un modello di business che sia esportabile, cioè che sia ad esempio. Oggi se uno si mette in agricoltura, un giovane, con 2.000, 3.000, 5.000 metri quadri, non sa che costi ha, che problemi ha, quanto può guadagnare. Quello che vogliamo fare noi è invece andare a creare un modello di business aperto, dove tu vedi le entrate, le uscite, ti fai un'idea e parti. Se parte questa cosa qua dal basso, andiamo a recuperare prima di tutto il territorio che abbiamo perso, il rapporto col territorio, contatti, ricette, persone, perché qua girano persone. Quando tu hai l'orto, girano persone, vengono persone, incontri persone. È un modello di business molto interessante, perché lascia spazio e lavoro a chi oggi magari non ce l'ha, e soprattutto ha impatto umano alto, quindi ottimo, ma ambientale molto basso. Così noi vogliamo salvare il mondo. La colazione non è che ci si prende, si siede o altro, cioè prima di tutto è una mezza colazione, quella di metà mattina. La colazione si fa a casa, si lavora e dopo dipende, a volte c'è 5 minuti in più, allora ci si siede, a volte si prende il tutto e si continua a lavorare, quindi si mangia la brioche, il caffè, quello che capita, anche perché a volte sei a metà mattina e quindi è più pane e mortadella la colazione. C'è sempre a vedere. Comunque tu non sei nato qua. No, io sono cittadino. Un cittadino, sono partito sull'orto, sul balcone. Poi è nata mia figlia e ha cominciato a farmi una serie di domande. Io ho chiaro una cosa, non sto costruendo per me, sto costruendo per i miei figli, perché alla fine è quello che deve fare un padre. Certi progetti, quando invadi così tanto un territorio, invadi nel senso buono, non li fai parametrando tutto sui tuoi 50 anni di vita rimanente, perché altrimenti dici... che palle, cioè chi me lo fa fare? Sì, per farmi dopo la statua, lo devi fare per un valore più alto, e in quello la famiglia secondo me è un valore più alto, perché quello che faccio non è, almeno ci provo, dopo magari, ragazzi, dirò ho fallito e via. Non è che i miei figli domani devono fare i contadini, però vorrei passargli una serie di valori, una cultura del cibo, una cultura di come lavorare con le persone a contatto con la terra. E secondo me questa è una delle piattaforme migliori. Si può fare in altri modi, assolutamente. Il terreno è una piattaforma, un po' come il Lego. Tu i mattoncini fai quel cavolo che ne voglia. Sta roba è figa.
Invece il Matt the Farmer bambino, cioè com'era? Come ricordi la tua infanzia? Ma sono sempre stato molto, ecco, poco capito, perché avevo tutto questo entusiasmo grosso. A me piace capire come funzionano le robe, è quello lì lo step. Io ho incominciato a 16 anni a incominciare a fare il formaggio in casa, il pane, le birre, le grappe aromatizzate. Cioè mi piaceva capire come funzionavano. Poi ti sposi eccetera eccetera, è arrivato il momento un po' di Masterchef, quindi beh, cucini eccetera eccetera, molto figo il tutto. Il problema è che mi accorgevo che ogni volta che andavo dal fruttivendolo prendevo lo stesso pomodoro che veniva dalla stessa azienda agricola. Cazzo, avevano due gusti completamente diversi. Come era possibile che una volta mi usciva buono un piatto e l'altra volta mediocre? Eppure avevo usato la stessa ricetta, la stessa roba eccetera eccetera. E allora sono andato ancora più in profondità, cioè ho detto, quello che c'è da andare a fare, proviamo a coltivarlo noi. Lì ti abitui e incominci a dire, si può vivere così? Sì, cazzo, allora ci vivo. Cioè lo fai perché? Perché mi piace, perché è gustoso, perché i pomodori mangio solo i miei o qualcosa di molto particolare, perché per me sono immangiabili quelli del supermercato. Dopo ci capita anche noi, sei al frigo vuoto, di dover andare al supermercato a prendere la verdura, pace. Però si cerca di mangiare in un certo modo. Ma perché mia figlia a 2 anni mangiava il risotto con il radicchio e il gorgonzola, perché il gorgonzola avevamo l'attacco giusto per farlo arrivare, quindi proprio con la goccia eccetera eccetera. Il radicchio era il nostro, però era amaro ma dolce, quindi però andava a sposarsi col gorgonzola. E il riso non era il classico riso, perché abbiamo qua delle risaie pazzesche e non lo sappiamo, tutto il lato Piemonte per esempio. E cavolo, incominci a capire, incominci a mangiarlo, cavolo, i problemi che noi abbiamo sul cibo partono tutti dalla mensa d'asilo, asilo elementare. Secondo me i 3/4 che non amano il formaggio partono da lì. Beh, ho degli amici che fanno i maestri asilo, non mangiano neanche messa perché dicono che è mangiabile. Giustamente le mense scolastiche vanno con un budget, quindi tu devi stare dentro quel budget. L'obiettivo, quello che sta succedendo, è quello di andare a appaltare sempre di più a questa azienda esterna eccetera eccetera. Personalmente io ho tante idee politiche eccetera eccetera. Lì è molto semplice, lo Stato, se la mensa interna e garantisci certi standard, ti dà un sussidio. E tu direi, ma sono soldi buttati. No, sti cavoli, perché una popolazione che impara a mangiare bene, che sta bene, che ha un rapporto buono con il cibo, io non capisco perché non danno dei sussidi. Da qua parte il nuovo terreno che abbiamo preso. Qua sopra vogliamo farci la fattoria col chioschettino, perché l'idea, dopo qual è? Bella. Qua cosa facciamo? Un mega orto, prendiamo gli ortaggi, facciamo la trasformazione e facciamo quello che dalle nostre parti era il licenzi, cioè quello che aveva il licenzino per fare da mangiare, quindi un po', sai, la panzanella, la bruschetta, pane, salame, il bianchino. Ortaggi, trasformazione diretta, la gente si siede giù, mangia, beve, sta qua, voglio qua, i vecchi cazzo che giocano a briscola. Magari no, bestemmiando perché porto i figli, però no, è quella roba lì, cioè li voglio qua, li voglio carichi. Allora qua abbiamo tutte le Madonne varie, quindi abbiamo la Madonna alla Stella, la Santissima, Gussago e l'altra che non mi ricordo più, però un'altra Madonna, mi sono dimenticato. È importante perché praticamente storia un po' del territorio, perché erano messe le Madonne, erano messe così, perché partendo da Brescia, soprattutto dalla parte alta di San Gottardo, quando arrivavano qualche invasore o altro, partivano i fuochi un po' Signore degli Anelli, presente da sì. Gondor, partono i fuochi e suonavano le campane qua. E quindi ancora oggi per la messa hai le campane che sono tutte in differita, ancora per la tradizione, e arrivano giù sino al lago. Perché Francia Corta deriva dal fatto che quando Carlo Magno viene a detronizzare il re dei Longobardi, Brescia era capitale longobarda, passa proprio da qua e dicono, guardando da Brescia, sta arrivando la Francia Corta. Cioè in piccolo, perché era l'esercito francese che stava arrivando. Dopo ci sono altre leggende metropolitane, va a te a capire. Però questa qua è secondo me la più figa. Qua hai una biodiversità interna sua. La sfida è riuscire a sistemare il tutto, coltivare senza andare a rompere quel ciclo che è virtuoso. Ce la faremo? Lo scopriremo solo vivendo. Dopo non c'è da avere paura del fallimento, non ce la faremo, però avremo fatto una strada, l'avremo raccontata, perché è un po' quello che facciamo sul canale. Raccontare gli errori, ammettere gli errori. Ragazzi, mi ho fatto questa cazzata, non fatela anche voi. Perché quelli che la azzeccano sempre, boh. Qua
qua non so come, però ha fatto una casa sull'albero. Perché, cioè, insomma, il premio genitore dell'anno voglio prenderlo. Quindi lasciamo stare che le pecore sono arrivate perché mia figlia ha fatto il disegno alla maestra. Stiamo facendo la cosa di Natale. Maria lavava i panni, il papà lavorava e il bambino era a casa. E il papà mi ha promesso che arrivano due pecore quest'anno. Cioè, proprio così. Che vuoi fa? Prendi due pecore. Ora arrivano due asini, quest'anno fa equitazione, è già un inizio per il cavallo. Come vede tua figlia il fatto di avere un papà farmer? Secondo lei, guarda, non lo vede proprio. Ecco, mia figlia è nata un po' deparametrizzata, nel senso che per lei non è normale il fatto che tutti non abbiano l'orto o le pecore. Cioè, proprio andata a chiedermi, ma scusa, perché tu non hai le galline? Ho fatto, Rachele, non è che tutti hanno le galline. Quindi lei, per lei è normale, quando sei bambino sono normali certe cose dove nasci. È un po' quello lì l'obiettivo, far diventare il normale la normale, più che la normale lo straordinario, estraordinario, capito? Proprio fuori dall'ordinario, invece dovrebbe essere l'ordinario, perché alla fine riempi i polmoni. Senti, prima parlavamo del Matt bambino, no? Di cui hai pochi ricordi, ma invece il Matt adolescente? Allora, grosse cazzate, guarda che non lo fa. Cioè, ero abbastanza morigerato in quello, non... grandi puttanate, non... ero molto agitato, ecco, io arrivavo bene a scuola alle 6:30, 7 senza studiare. Ero sempre in giro e fare tante esperienze, ero molto curioso, cioè guarda, cioè veramente, ma vuoi dare una voce? Dovrebbero essere la tasta? Oh, dell'albero, non è che non mi piacesse scuola, La scuola doveva occupare il giusto spazio nella mia vita. Per me era incomprensibile che la scuola occupasse, che cos'erano, 6 ore più altre 3 o 4 di studio. E quando veniva lo spazio per me, prendevo, andavo, fidanzatina, giravi, cioè te la godevi. Ecco, me la sono goduta tanto, cioè ero sempre in giro. Poi ho avuto un'ottima compagnia, tanti belli amici sani, con cui, non so, tipo la sera andavo in discoteca, ci si metteva sul tavolo 8 euro a testa e si andava a comprare, non so, i formaggi particolari, si faceva la scorpacciata di vari formaggi. E io non ho mai fumato una sigaretta, sono partito con i in verità con la pipa. Ero uscito il Signore degli Anelli, intrippati tutti, che cazzo vai? Pipa, e dalla pipa, dopo un amico che cosa fa? Fa, oh ma c'è un corso di degustazione sigaro, rum e cioccolato, che facciamo? Andiamo, cazzo 18 anni, c'erano tutti 55 anni, cioè tutti avvocati, cioè, 3 sfigati. Oh bello, e quindi abbiamo fatto il corso di degustazione della birra, cioè era quella roba lì del voglio capire cosa c'è dietro. Che torna sempre al discorso di prima, che sei sempre stato curioso. Esatto, non capito, nel senso che mi sono accorto dopo, ecco, in questo YouTube mi ha dato una grossa opportunità. Tutto questo entusiasmo è sempre stato colto come troppo. Troppa esuberanza, troppo. Quando ho incominciato a fare il tutto, mi tiravamo tutti per il culo, perché 7 anni fa su YouTube parlare, cioè, faccio la terra, cioè, boh, cioè ti tiravamo per il culo. E dopo, cioè, oggi faccio quel cazzo che voglio. E però è capito, perché alla fine ho un po' cambiato anch'io il modo nel crescere. Se, all'inizio sei un po' più incendiario, dopo diventi un po' più pompiere, cioè beh, ci sta, no? E quindi probabilmente un po' meno irruento, però oh, queste qua le porto a mia figlia, perché mia figlia muore con le noci, cioè proprio le adora. Mi incuriosisce comunque, cioè capire come sei arrivato dal tuo percorso a diventare agricoltore, a diventare farmer, perché come ci hai detto tu sei cresciuto meno male in città, sì, tuo nonno aveva un orto e tutto quanto, ma non era proprio così radicato in te, quindi quali sono i percorsi che hai fatto e cosa ti ha portato poi a questa scelta, a questa vita? Sto panino, hai 2 euro di salamina, 1,50 euro di panino, 3,50 euro, veramente special. Il punto qual è? È avere coscienza
di quello che puoi avere davanti e quindi libertà di scelta. Quindi nella ricerca che ho fatto piano piano, quindi ho cominciato a ricercare varie ricette, anche lì mancava sempre qualcosa, ho cominciato a coltivare, a fare vari esperimenti con le spezie, con gli ortaggi eccetera, mi si ampliava sempre di più un ventaglio di scelte. Quella roba lì mi è piaciuta. E in tutto questo dopo naturalmente si unisce anche il discorso dove vuoi far vivere i tuoi figli, dove vuoi mettere le radici. Cioè alla fine oggi siete qua voi, ma io con gli amici faccio la stessa roba, pausa pranzo, vengono qua, mangiano qualcosa, dopo vanno. C'è da ricoltivare i rapporti, capito? Slow food. Fammi digerire, cioè. E poi comunque i percorsi scolastici e di studi che hai fatto, cioè non erano incentrati su questo tipo di attività, erano completamente diversi, o sbaglio? Allora, io sono un perito in elettronica e telecomunicazioni e poi ho fatto, sono andato in Congo, servizio civile internazionale, nel ritornare sono laureato in scienze religiose, che è una branca della filosofia. E mi interessava molto anche lì capire perché la filosofia non sono farsi le segmentali, cioè una parte della filosofia è diventata quello, ma la filosofia originaria, i presocratici, Platone o altro, erano gente attaccatissima alla terra. Si ponevano le domande e non davano risposte. Questo mi piace, perché quando sei qua fuori ti poni le domande, non dai le risposte. Comunque piccola parentesi, abbiamo parlato della salsiccia, no, pure il pane spacca, sì. Ma il vino? Il vino, devo dire che sai fare il vino, Matt, è veramente un buon vino. Scusa, ma sono gli amici del Dosso, l'hanno fatto loro, io ho fatto da piccolo e sto imparando da loro. Cioè a dire la verità, l'hanno fatto loro, sono mastri vignai fuori di testa. Te lo sì, me lo sto godendo proprio la grande questa. E io sto facendo il piccolo, e è così, non le sai fare le robe, non è la ricetta, stai zitto, muto e impari. Hanno valorizzato tantissimo la mia uva, cioè buono. L'unica critica che ti posso fare, dai, dimmi. Una bottiera poca. Cambio location ci ha portato in uno dei tuoi posti preferiti in assoluto. Uno, il posto. Ah, il posto, ok. Quando io voglio sentirmi a casa e mangiare giusto, vengo qua. A parte che ti porti Cristian. Sì, mi mette uno sguardo. No, perché così di solito. C'ho il mio angolino lì. Ah, ok. Però sì, perché è forse il posto dove si fonde di più quello che faccio io a terra, che vuol dire che noi coltiviamo, e quando riescono a valorizzare sapientemente quello che uno coltiva. È un insieme di valori, perché anche come l'approccio al cibo, l'attenzione con cui vai a riandare a ricercare certe cose, l'ho trovata solo qua, e soprattutto hai dei sapori arcaici, tradizionali, ma innovativi. Sì, c'è un'istruzione base per la serata. Tieni posto. Paghiamo, non esagerare. Parsimonia, perché il match è lungo. Questa roba qua me la faceva mia nonna, con un po' di acqua di pomodoro, ok? Guarda. Cioè qua c'è mia nonna, mia avi, perché alla fine è la nostra cucina. Vabbè, dei poveri, quelli dei nostri nonni, che cos'era. Ma voi da quant'è che li conoscete? Hai tenuto il conto? Secondo me almeno da 16 anni. Andando grossolanamente. E com'era il suo ragazzo a 16 anni fa? Cioè, era sempre così morigerato, no? Tipo sempre così sparato fuori da un cannone? Sì, 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 uguale. Cioè, il successo non l'ha cambiato. No, però quello che ho sempre detto anch'io, che sono sempre stato un po' una testa calda. Passiamo un sacco di tempo a litigare, ma è una litigata di quelle. Che dici, adesso vieni qua che litighiamo ancora. Perché alla fine ci. E sai, è un po' come oggi torna di fronte al vino, cioè ognuno ha il proprio percorso, la propria storia, e durante le giornate comunque vengono fatte, seguite strade anche diverse, però è bello che ci si trova sempre un po' a merenda a fine giornata, che alla fine quando ci si racconta, insomma, ci si accorge di essere su corsie magari diverse, ma sia la prima o la seconda, però sei sulla stessa autostrada. L'importante non è camminare soli, secondo me.
No, in realtà la cosa che mi interesserebbe sapere è dove deve arrivare, dove vuole arrivare Mente Farmer, perché comunque questo è tutto un percorso che ci hai anche raccontato oggi, no? Che comunque c'è già una visione. L'obiettivo di fine vita è lasciare ai miei figli una fattoria che funziona con dentro un po' tutto me stesso, che è quello che mi piace, cioè dal bovino agli animali, ma soprattutto lasciargli, ecco, ancora prima, lasciargli una piattaforma dove loro un domani, perché la cosa bella di avere oggi una fattoria è questo, puoi farci quello che vuoi, puoi farci l'agriturismo perché ti piace la ristorazione, puoi cucinare, puoi organizzare, poi puoi farci un'agenzia di comunicazione, ce la fai, puoi farci, puoi fare quello che vuoi, fare l'agricoltore, puoi tenere i cavalli, fai il maneggio, ecco, lasciargli una piattaforma dove loro possono crescere e realizzarsi, quello è l'obiettivo, se arrivo lì sono. Cioè tu capisci che per uno che coltiva e si mette, cerca anche, se vuole migliorare il proprio ortaggio, riuscire anche ad avere qualcuno che lo esalta, esatto. Oppure ti dice guarda che a questa roba qua mi manca questo tono, è molto stimolante, perché occhio, l'agricoltura, quella buona, quella che proviamo a fare noi, va anche a modificare il sapore, però è stimolante, esatto, veramente, capisci? Esatto. Cioè andare a cercare magari una varietà diversa perché vuoi provare anche, esatto. E quella roba lì, cioè per cui dici che risultato sei arrivato, cavolo, dici ma io ho solo incominciato. Ma secondo voi questa filosofia che state perseguendo è realmente applicabile a tanti agricoltori? Cioè ci vuole tanto tempo? È una cosa che potrebbe arrivare anche in pochi anni? Guarda, secondo me la base è, prima di tutto, perché facciamo questa roba? Perché fa bene a noi. E questa è già la risposta, cioè anche se nessuno deve sentire, cioè non dobbiamo andare a convertire le masse o portare un'ideologia, però questa roba fa bene a me. Poi, vabbè, quando io mangio questa roba, cioè, non è banale quello che è nel piatto. C'è un certo tipo di ortaggio, c'è un certo tipo di cura, c'è un certo tipo di fatto che lo chef ha alzato il suo culo dalla cucina, va in campo, capisce, si informa, si ferma, assaggia, chiede ma perché questa roba? Ma perché? È naturalmente un percorso. Quindi se tu vuoi le istruzioni, il pacchetto, oggi un po' l'agricoltura è un po' fatta a pacchetti. Togli un po'. Cioè, devi seminare, serve questo. Cioè non puoi fare le 8 ore e timbrare via, ecco, non so come dirlo. Ma è quello il bello della crescita, no? Che poi, vedi, cioè, la vera conversione di tutto il meccanismo non è per forza che tutti vanno andare a fare l'agricoltore o tutti vanno a fare l'orto. È un fatto di scelta. Io non è che mi metto a fare grano, cioè lui che fa grano. No, cosa fai? Sei consapevole, quindi vai a ricercare certe cose. Mangi in un certo modo, ma perché quella roba ti fa bene. Dobbiamo ascoltare un pochino più il nostro istinto. Cioè, se tu sei un po' indigesto, il tuo corpo sa, ma anche i tuoi sensi sanno cosa mangiare. E quando ti si riattivano certe cose, vengono fuori già certi bisogni che sono in noi, capito? Già scritti. Sono già scritti, sono remoti, però funziona, cazzo. Poi sono buoni. Quando penso al cibo, a mangiare, l'immagine che mi viene subito in mente è il pranzo della domenica con la famiglia. Un momento in cui hai dei prodotti tradizionali che estendono quella famiglia a generazioni, a percorsi, al viaggio che hai fatto questa settimana, quindi qualcuno è andato da qualche parte, porta un qualcosa di particolare, un'eccellenza che racconta anche una storia. Quindi ho incontrato quella persona lì, guarda qua fanno questa roba qua fantastica, la devi assaggiare, ma c'è anche un incontro. È un mangiare con pagni, con panis, mangiare dallo stesso pane, dividere non solo un cibarsi ma anche un suono, lo spezzare il cibo, stare accanto, condividere. Per quello che secondo me il termine migliore di cibo è proprio lo slow food, mangiare con calma, assimilare non solo energia ma anche tutto quello che trasporta il cibo. Forse il peccato più grande che uno può fare è sprecare il cibo, perché non solo spreca qualcosa costato alla terra o altro, ma perdo un'occasione, proprio un'occasione d'incontro.